Buonasera mister, allora abbiamo ascoltato proprio prima del suo arrivo le dichiarazioni ai nostri microfoni del Presidente Sebastiani. Sei subito nato da te. Mister, dobbiamo riportarle anche le dichiarazioni del Presidente. Parla della partita. Poi parliamo anche della partita, però siccome abbiamo ascoltato il Presidente Sebastiani dobbiamo... Ma te sei sempre il solito, sei sempre quello. Mister, noi facciamo adesso, il nostro lavoro. Credo... Parla della partita e dopo semmai parliamo. Parliamo allora della partita, però poi le vorrei chiedere qualcosa anche sulle dichiarazioni del Presidente. Io le rispetto, io faccio il mio lavoro, faccio le mie scelte e vado avanti, punto. Non c'è altro da dire. Cosa volete metterci contro il Presidente? Perché volete metterci uno contro l'altro? Allora parliamo della partita, iniziamo a parlare di questa partita, una vittoria incredibile per quello che si era visto nel primo tempo, anche forse inaspettata, però nella ripresa si è visto un altro Pescara. Le chiedo cosa ha detto ai giocatori, alla squadra nell'intervallo, negli spogliatoi. No, ho detto di non preoccuparsi, di andare avanti, perché in quel momento non c'era bisogno di alzare, di gridare, c'era solo il momento di tirarli su, perché onestamente siamo andati in campo, abbiamo subito un po' la loro fisicità, la loro veemenza, una grande squadra, abbiamo subito. Poi però nel secondo tempo la musica è cambiata, l'atteggiamento è stato diverso, i contrasti hanno cominciato a vincerli, perciò la partita è cambiata. Una vittoria fondamentale, importante, forse più che per la classifica, per il morale di questa squadra che veniva da un periodo non ottimale, e anche la grande festa che c'è stata sotto la curva con i tifosi testimonia proprio l'importanza di questi tre punti. Sì, sono molto contento per i giocatori, per i miei ragazzi, sono molto contento di questo. Perciò dobbiamo continuare su questa strada, però nel secondo tempo, dove l'atteggiamento, il modo di giocare è cambiato. Loro sono anche calati, diciamo, alla fine, e abbiamo sfruttato anche i cambi che sono entrati molto bene e hanno fatto la differenza. Anche Del Sole, Sottile, lo stesso Bruno hanno portato un po' di scompiglio nel Palermo, cioè nella ripresa si è vista una squadra, quella siciliana, un po' meno sicura rispetto al primo tempo. Sì, è vero, è cambiato, cioè, nel secondo tempo è tutta un'altra partita. Se uno guarda la partita di stasera e dice il primo tempo una partita, il secondo tempo un'altra. Perciò l'importante è aver vinto, essere a 48 punti, ci fa un bel balzo in avanti in classifica, questo è determinante. Abbiamo visto anche la sua esultanza dopo il 3-2 di Scognamiglio. Sì, è uno sfogo chiaramente, perché noi in panchina accumuliamo tanto nervosismo, e quando tu fai gol, insomma, è chiaro che l'esultanza viene fuori normale, è una liberazione. Allora, sulle parole del Presidente, era un po' arrabbiato per il primo tempo, però nella ripresa si è vista una squadra diversa. Ritorni di nuovo? Te l'ho spiegato prima, io non voglio litigare con nessuno, non dovete metterci contro uno con l'altro, fate del male a Pescara, volete capirlo o no? Più chiaro di così cosa devo essere? Grazie al tecnico del Pescara Pillon.